Allora, il nostro settore è tra virgolette, insieme alla ristorazione, ai bar, il più colpito, salvo che qualcuno che è riuscito ad organizzarsi, soprattutto dei bar, insomma, con l'asporto, ha lavorato, è riuscito quantomeno, voglio dire, a far veicolare il caffè, il cornetto della mattina e durante la giornata poter avere un determinato, diciamo, volume da fare. Cosa che a noi è stata preclusa per la chiusura. Rientreremo, credo, nell'ennesimo rinfresco e questa è la situazione, insomma, voglio dire, è un po' quella conosciuta. Una situazione umiliante per chi lavora, è abituato a lavorare, a stare in negozio. Ma è quantomeno poco chiara, cioè voglio dire, fare i famosi 2 giorni gialli per diventare poi arancioni, per non sapere poi se i fine settimana saranno rossi. E non dare un indirizzo, un istante più deciso, un istante più, come dire, delle indicazioni che siano più nette e secche, perché anche quello di cui tu parlavi, che era la situazione dei saldi, piuttosto che la situazione delle chiusure, ci sono stati tanti che, voglio dire, non lo so, magari nel settore mio, con la scusa dell'articolo per poter fare sport o del singolo paio di scarpe da bambino, sono stati aperti. E i saldi che da normativa scattavano al 2 di gennaio, normativa che era stata approvata già quest'estate, d'improvviso sono slittati all'11. Anche questa è una cosa, come dire, poco chiara e poco controllata, perché poi a Natale chi ha aperto per quei 15 giorni che siamo stati aperti a Natale, 16, comunque ha fatto offerte, promozioni, cartoncini sugli articoli, tutte cose che vanno al di fuori della normativa e che non si potrebbero fare. Però viene lasciato campo libero perché, voglio dire, c'è difficoltà da parte nostra e c'è difficoltà soprattutto da parte dell'utenza, perché è vero che ci sono i saldi, ma è altrettanto vero, voglio dire, che effettivamente ci sta poco, ci sono poche persone in giro, c'è poco da raccogliere. C'è anche una crisi economica per le famiglie, per i lavoratori stagionali che Lavoro. colpiscono anche il vostro La, la, settore. ma è normale perché se tu a Ischia consideri che il 50-60% sono lavoratori stagionali, automaticamente di rinfaccio, voglio dire, accade questo.